Di recente c'è stata un'apertura da parte del governo americano che ha rilasciato un documento di circa 8 pagine in relazione ai fenomeni ufologici, ovvero agli UAP, come vengono oggi definiti, ovvero Unidentified Aerial Phenomena, gli UFO. Secondo me è una definizione più azzeccata, nel senso che qui parliamo quindi non solo più di oggetti, ma di fenomeni in generale. Quindi, come molti sapranno, i fenomeni ufologici si esplicano non solo con l'osservazione di oggetti, diciamo tridimensionali, ma anche con strane luminescenze e cose di questo tipo. Quindi, secondo me, contrariamente probabilmente al mondo ufologico, questa definizione è migliore. Ma ciò che voglio dire è che qui l'importanza del fenomeno non è certo dovuto a tale ultima rivelazione da parte del governo americano, cioè che il fenomeno UFO sia un fenomeno reale, misurabile e storicamente importante, diciamo, era già risaputo. Le più antiche civiltà conosciute hanno qualche migliaio di anni, ma in realtà sono le ultime, diciamo, civiltà che sono a noi arrivate, che sono riuscite a lasciarci qualche cosa. In passato dovevano esistere, secondo alcuni testi, civiltà ben più antiche, di cui oggi non possediamo quasi più nulla, se non queste, diciamo, testimonianze tramandate e trascritte su dei libri. Libri, diciamo, sacri per così dire, che parlano appunto di un passato tecnologicamente avanzato. Si parla di astronavi volanti, si parla di una civiltà che aveva conquistato la tecnica, aveva raggiunto una conoscenza spinta ad esempio, della medicina, eccetera. Quindi è ipotizzabile pensare che vi fossero in passato delle civiltà molto antiche. Di tutto questo purtroppo la scienza oggi riconosce ben poco, riconosce solo ciò che è visibile. Ritengo invece che la scienza dovrebbe fare delle ipotesi e sulle quali poi lavorare. Porsi delle domande è la base di un processo scientifico che permetterebbe di comprendere delle cose che oggi non comprendiamo, appunto.